Ci troviamo nel cuore delle catacombe di Domitilla sulla via Ardeatina, una catacomba estremamente antica, tra le più antiche. Già nel secondo secolo c'erano le prime tracce di sistemi funerari lungo questa via e dal terzo secolo è cristianizzata, quindi i primi cristiani vengono sepolti in questi ambienti, ipogei, quindi scavati nel tufo, dopodiché pian piano c'è un'esplosione di interesse per questo sito perché vengono sepolti qui due martiri militari, obiettori di coscienza, Nereo ed Achilleo, che proprio mentre stavano per giustiziare i cristiani, forse durante la persecuzione del terzo secolo, quella di Decio del 250 o quello di Valeriano del 258, lasciano le spade e si offrono al martirio. In questo luogo Papa Damaso, Papa dal 366-384, fece fare una prima piccola basilica e ci ha lasciato una iscrizione fatta preparare dal suo collaboratore Furio Dionisio Filocalo, che ricorda proprio la fine cruenta di questi martiri. Martiri importanti, molto amati, che verranno ricordati poi nel VI secolo da Gregorio Magno, proprio in questa basilica, la basilica che Gregorio Magno nel VI secolo fa ricostruire, fa ristabilire, diciamo così, nelle sue forme che noi vediamo quest'oggi, e una omelia lui pronunciò in quell'occasione drammatica, in una Roma ormai desolata, in preda alla carestia, alla fame. Solo il ricordo dei martiri Nereo ed Achilleo illuminavano come due assi, come due stelle, questo luogo ormai così triste. Le catacombe intanto vengono abbandonate, arriveranno qui soltanto i pellegrini, specialmente nell'alto medioevo, e poi la catacomba scompare. Solo negli anni centrali dell'Ottocento il grande archeologo Giovanni Battista De Rossi riscoprì questa basilica e riscoprì tutte le catacombe. Oggi siamo qui a festeggiare il nuovo impianto di illuminazione che voi vedete improntato un po' alla cultura della penombra, come è quella tipica delle catacombe, e i restauri delle iscrizioni, i restauri di alcuni materiali salienti, sarcofagi piuttosto che iscrizioni che sono stati trovati nel sito e che fanno di Domitilla uno dei musei diffusi più importanti della tarda antichità romana.